Mi chiamo Nersam e ho 11 anni. Vengo dal Chad. Quando avevo 2 anni mi sono bruciata una gamba con il fuoco e sono venuta in Italia per fare una nuova gambina. I miei genitori mi mancano molto, ma li sento spesso al telefono e a volte ci mandiamo delle foto. Ho trovato anche tanti nuovi amici, come Edoardo che per me è come un fratello. Con lui mi sono appassionata alla vela e al basket. Quando arriva l'estate, usciamo insieme in barca e siamo nella stessa squadra di basket. Con la mia nuova gambina faccio tutto e mi sento come gli altri bambini. Anche a scuola mi sento bene e quello che mi piace fare di più è leggere, specialmente Geronimo Stilton ed Etea. Tanto la gambina ha bisogno di essere sistemata perché sto crescendo velocemente, così con Giosetto spesso vado a metterla a posto dai dottori di Bimbi in Gamba, dove trovo tanti bambini come me. I bambini che arrivano qui da noi provengono un po' da tutto il mondo. Quando arrivano qui scopriamo anche dei quadri clinici a volte anche più gravi di quelli che ci sono stati presentati. È proprio qua che Bimbi in Gamba entra in azione e il suo progetto è proprio quello di ricevere qui questo bambino che purtroppo non ha avuto le possibilità e di accompagnarlo fino al 18° anno d'età. Quando ho avuto pochi mesi mi è venuta un'infezione, quindi mi hanno dovuto tagliare la gamba. All'inizio è stato difficile, ma pian pianino riesco a fare sempre più cose. Quando mi hanno nascut fermo una dreapta. Ci abbiamo avuto un visto, un sacco di protesi, ci sono mi sempre niente. Quando ero piccola si è successo un accidente che mi ha tolto le dita. Sono contenta che questa protesi non mi si accorta. Unë të bëj shumë gjëra të ndryshme, si për shembull të luaj me shokët, mund të eci më mirë, mund të shkoj në një vend që dua, mund të vrapoj më shpejt. Dhe bëj shumë gjëra të tjera. Mi zhiva qasta, sun qame felicitë kopil din lume, pentru că mi-a făcut o proteză care îmi va face toată viața mea înainte fericită. Mi piacerebbe fare l'istruttrice dei delfini, perché sono degli animali socievoli, simpatici. În viitor vreau să devin pictor, deoarece îmi place foarte mult să desenez multe desene și am o fantazie îmbogățită. Când diventerò grande, voglio essere un avvocato per i criminali. E da grande vorrei studiare medicina per fare la chirurga. Contenta che questa protesi ci aiuti a passare avanti e non lo so che possiamo fare senza lei. Può sembrare che io sia, per quello che mi è successo, il testimonial ideale di un progetto del genere,
La realtà è che nel momento in cui mi guardo allo specchio io vedo qualcosa di molto più importante, perché io da una palestra come questa ho originato quel tentativo che mi ha portato a fare tante delle cose belle che sto facendo oggi. Ecco, loro senza l'aiuto di Bimbi in Gamba quel tentativo non potrebbero nemmeno produrlo, per cui il destino sarà poi nelle loro mani, ma noi vogliamo garantire loro questa possibilità di fare quel primo tentativo.